su un'immagine consumistica che la riduce da soggetto a oggetto, propiziando comportamenti aggressivi, propiziando comportamenti aggressivi che arrivano fino al delitto. Se è evidente che le donne stesse devono agire da protagoniste nel condurre fino in fondo la marcia verso la parità, gli uomini non sono esentati dal dovere di comportarsi come loro validi e solidali compagni. Perché in effetti la parità di genere non riguarda solo le donne, così come le battaglie per dare a tutti i cittadini una vita decorosa non riguarda solo i poveri, le lotte per la libertà politica non sono esclusiva dei dissidenti, quelle per la tolleranza non toccano solo le minoranze. Sono e devono essere cause comuni che coinvolgono chiunque assuma come propri i valori democratici. Ne consegue che l'ulteriore cammino verso la parità di genere non può non essere parte di una generale ripresa di valori civili. Il Risorgimento non aveva come solo obiettivo l'unità nazionale, ma si proponeva anche il rinnovamento istituzionale, civile e morale del Paese. Il ramo femminile della Carboneria aveva come motto onore e virtù. In questa necessaria opera di rinnovamento morale, le donne di oggi, come quelle di ieri, sono chiamate a dare un contributo fondamentale. E sono certo che anche le nuove italiane, le tante donne immigrate che sono già diventate o diventeranno nostre concittadine, le tante che lavorano con abnegazione e senso del decoro, faranno anch'esse la loro parte.